Inquirenti della procura di Monza hanno già interrogato il giovane, tratto ora in arresto per il duplice omicidio, scaturito a seguito di una violenta lite, i cui motivi sono ancora alla vaglia del magistrato. Si è appreso inoltre che Davide aveva già avuto problemi con la giustizia, dall'adolescenza per alcuni precedenti legati all'alcolismo. Il padre, invece, alcolista anche lui, era ridotto sulla sedia a rotelle a causa del diabete dovuto a un'eccessiva assunzione. Disperati, familiari delle vittime. Nella notte si sono precipitati sul posto l'altro figlio della coppia e un nipote. Era una famiglia per bene, ha detto stamattina una vicina. Lui era un po' aggressivo, ma sua madre la ricordo come una persona deliziosa. Una storia davvero terribile, terribile anche per l'ambiente, dicevamo, nel quale è maturata. Ora questi sono i fatti che abbiamo raccontato. Nel servizio andiamo a collegarci in diretta con la nostra Donatella Cupertino, che è proprio lì a Sesto San Giovanni. Da quello che si è detto nel servizio, Donatella, sembra quasi essere un po' una tragedia annunciata. Insomma, questa famiglia è una famiglia che va da pure con la violenza, una famiglia particolarmente sfortunata. Cosa ci puoi dire più? Sì, esattamente, Cristina. Abbiamo parlato con i vicini di casa, hanno detto noi vedevamo spesso Davide con la mamma per fare la spesa insieme, sembravano tranquilli, eppure negli ultimi giorni lo abbiamo visto molto strano. Non lo si vedeva in realtà da alcuni mesi, perché abbiamo saputo che era appunto in cura presso una comunità per disintossicarsi dall'alcol. Era ritornato da qualche giorno e è apparso agli stessi vicini molto strano, uno sguardo assente, uno sguardo perso nel vuoto. La mamma invece viene descritta come una donna comunque amorevole, una donna che si prendeva cura sia di suo figlio e soprattutto del marito, che è stato dell'alcol, appunto era bloccato a letto. Saputo anche che aveva gravi problemi anche alla vista. Questo delitto è maturato in un contesto difficilissimo e possiamo dirvi con certezza che una lite è scaduta intorno alle 2:30 questa notte. I vicini hanno sentito queste urla un po' dopo il nulla, ecco perché hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine che sono arrivati appunto e hanno trovato in tutti i luoghi la tragedia, una tragedia assurda. Ecco, si diceva non si ha certezza di questa lite che c'è stata nella notte con la mamma, ma sembra che lei volesse che il figlio ritornasse in una comunità, no? Nella comunità dove si stava disintossicando, che potesse essere questo che ha scatenato la violenza da parte di Davide, così Donatella. Sì, esattamente Cristina, sia questo sia Davide pare avesse il timore che la mamma volesse cacciarlo di casa in qualche modo perché appunto era disoccupato, non voleva tornare in comunità a disintossicarsi, voleva restare qui nell'appartamento con i genitori e quindi forse questo nella sua mente oramai turbata ha fatto scaturire quel gesto. Si sa qualcosa dei rapporti che aveva con i genitori? Aveva già avuto magari qualche manifestazione di violenza prima di questo ragazzo? Come proprio? Allora, i vicini l'hanno raccontato che a tratti è sembrato aggressivo nei circostanti. Con la mamma ci hanno detto che era sempre molto tranquillo, andava a fare la spesa anche con la mamma e non ha mai dato almeno ai vicini la sensazione che potesse farsi il male. Certo, la sua aggressività è una cosa che ha lasciato più pensare adesso col senno di poi, che forse poteva essere evitata, che questo ragazzo fosse stato aiutato forse in tempo anche. Ma aveva anche dei problemi psichici, cioè al di là proprio dell'uso di alcol e di droga, era in cura anche per problemi proprio psichiatrici? Allora, non è mai stato ricoverato, certo, per un DSO, quindi per una cura suicidia, era seguito da un psichiatra, uno psicologo, ma erano problemi legati comunque all'assunzione di alcol e di stupefacenti leggeri, quindi la mente del ragazzo era, e poi diciamo che abbiamo visto anche nella sua crescita, nella sua adolescenza, il padre che appunto ha fatto il suo pianto tranquillo, usava anche dei termini abbastanza forti con la mamma, una violenza verbale nei confronti della mamma, non c'è stato adesso che confermato che la mamma avesse avuto anche violenza fisica ma verbale, sì, quindi anche in questo contesto forse ha fatto scaturire nel ragazzo delle reazioni che hanno portato poi alla tragedia. Sì, nessuno però si poteva aspettare una violenza di questo
Ci sono altre persone che fanno parte della famiglia, il fratello era figlio unico. No, aveva un fratello che non viveva con loro e che appunto questa notte dopo la notizia è arrivato tutto sul posto insieme ad un nipote della coppia. E adesso bisognerà chiedere insomma, se in qualche modo riuscirà a perdonare il fratello assassino, il fratello che ha ammazzato suo padre e sua madre. Davide è stato confermato ed ha confessato davanti agli inquirenti quello che ha fatto, vero? Sì, è stato immediatamente privato dalla rivoluzione questa notte alle 42 e già in quel momento aveva messo le sue dichiarazioni quanto accaduto. Poi dinanzi al PM ha confessato tutto quello che era successo, l'arma che aveva usato, anche perché quando i carabinieri e la polizia sono entrati nell'appartamento lo hanno trovato in un telefono che si è appena rotto in maniera ancora sporco di sangue, diciamo quasi con la cosiddetta pistola fumante, con l'arma di tutto in mano. È stato poi, dopo l'intervento con il PM, portato subito nel carcere di Monza, dove appunto è al momento in cui benvenuti in studio, il giorno della croce, insomma, sono state delle storie veramente terribili, anche per lo scenario insomma, che abbiamo potuto conoscere, insomma, una famiglia decisamente sfortunata, un padre alcolista, violento, un ragazzo che faceva abuso di alcol e di droga dall'età di 12 anni, un ragazzo difficile, una famiglia forse che poteva essere aiutata di più. No. La terza volta e negli ultimi tre mesi vengo in questa trasmissione a commentare fatti che riguardano figli che uccidono i genitori.